Guarda un po' che c'è qui. Signora, salve. Ma dove ci troviamo, signora? Ci troviamo, vediamo cosa fa anche te, perché io prima gli ho fatto cercare. Non ti ricordi? No, aspetta, gli ho fatto cercare il posto. Dove ci troviamo? Come si chiama questo paesino? Sagarolo. Da Daniela. Ecco la sua di qua, salve, qui siamo stati. Signora, ci dice un po' questo ristorante, perché siamo venuti qui? La ringrazio, che meraviglia, mettiamo qua. Le attenzioni sono spettacolari. Vai, chi li mangia? Questo per te, vai, mangia. Poi dopo il prosciutto. Sì, mangia, dai. Allora? Buona, raga. Vado, mangiate, mangiate. Ecco qua, la focaccina. Papà, me ne dai un mezzo. Pizza col prosciutto per Christian. E mo fra poco. No, tu non mangi oggi, sei a dieta. Anche io mangio, eh? Cosa abbiamo qui? Respira, respira. E qui? La lasagna. Lasagna per la suocera. La mangiata. Ho mangiato un piatto molto tipico che si chiama tessina. Il miglior piatto? Dico il migliore, no? Il migliore. Adesso la metto lì e vediamo se mi fa mangiare. Allora, mio maritino ci ha portati qua oggi. Perché ha detto che sono molto stressato. No, sono meglio di ieri. Non l'ho detto, l'ho pensato pure. Sì, c'è proprio quei giorni che ti svegli. Che non, niente ti sta bene addosso, non sei presente, ti metti qualsiasi cosa da vestire, no? Tipo come quando sei al ciclo, no? Tu sei presente, no? Però sono sempre in casa, non sono dal divano all'alto sul divano, all'alto. Di chi è la colpa? Di chi è la colpa? Di chi sembra la colpa? No, ma non è che è colpa tua, però ogni tanto io lo mangio. Qua non è colpa tua, però. Io che ti ho detto che è colpa tua. No, amore, hai pensato, amore. Ecco il campione. Ecco il campionazzo. Signora, allora signora, lei piano col vino, non voglio che si imbriaca, poi anzi il latte poi ti esce il vino. Come la mette? Lui è lento, lento ma devastante, guardate un po', è un macinino, è un macinino. Senti, ma ti mangeresti un'altra di questa? Certo, anche ci sono tre cose che a Cristian piacciono molto: mangiare, riposarsi e dormire. Beh, esatto. Guardate un po' che meraviglia. Bene così. Tu e quindi cicoria a parte. Solo un po', un po' di cicoria con la focaccia. Solo un po' di cicoria con la focaccia, perfetto. La spuntatura con buon pane, sicuramente. Grazie. Eccolo lì. Il macinino della pizza. Signora, come va questo piatto di verdure? Buonissimo. Buono, ti piace? Sì, molto. Ma che ne pensi di farti una bella, un frullato di carne di manzo? Simpatico. Simpatico o simpatico? No, questo è buonissimo. Ti piace? Vabbè. Ma mi avevano detto. Qualcuno mi diceva, no, ma non mangiare le melanzane, non mangiare i fagioli, insomma, in allattamento, perché probabilmente, insomma, da fastidio gli dava fastidio. Aspetta un po'.
Ecco, Gli serve a Cristian, pure Cristian gli hanno portato via la forchetta. Vabbè, comunque dicevo che qualcuno mi diceva di non mangiare, diciamo, tutte queste cose perché poteva dar fastidio a Noa e fargli venire le colichette. Ma in realtà invece... io penso che non sia così, anche lui ultimamente sta benissimo, proprio a livello di... cioè quando non dorme, perché vuole comunque l'allatto continuamente, ma non perché ha le colichette, insomma, non sta facendo il bravo, diciamo, ultimamente. Come il padre, più o meno, no? Come il padre. Ecco. Ma io penso, no? Cioè, per esempio, in Messico, che mangiano tantissimo piccante, cioè, i bambini comunque crescono uguale, non è che hanno più coliche. O in India, che mangiano cipolla, aglio, per esempio, oppure, non lo so, io penso che quando l'organismo è abituato a mangiare un determinato alimento, di conseguenza poi il bambino che hai si abitua. Però il quello problema quando... è quando tu non sei abituato a mangiare fagioli e improvvisamente lo mangiano e ti fa tanta aria, no? E quindi io lo provochi un po' al bambino. Io sono abituata, io non ho mangiato la carne, ma nel dubbio non mangiare piccante. No, ma io piccante non è che mi piace, io mi riferisco alle verdure, per esempio consigliavo di non mangiare soprattutto le melanzane. Non li mangiare, li mangio io. In questi giorni ho mangiato solo melanzane. Perché li mangi? Lascia lì, me li mangio tanta io. Tanta melanzana, visto ieri che l'ho fatta pure, no? E l'ho mangiata a pranzo e a cena. Esatto. E lui invece sta bene. Un attimo che faccio una parentesi qua. Qua abbiamo mia suocera che non ha tanta fame oggi. Ha detto che... al momento non ci sono le posate, però non importa. Io... suocera, mi pare che prima che cominci a mangiare devi pulirti la faccia. Non me ne frega niente. C'hai una... com'è questa carne? Com'è? Buona. Buona. La spuntatura di maiale, però penso che la fanno un le danno tante ore di cottura perché è molto morbida, si vede proprio. Rubo una patatina. Questo è un furto. Vabbè, a parte che il vino pure va a Roma, perché tra me e mio genero, il vino qua finisce. È successo che sono venuta con mio marito, un collega, io sono maestro. Un grande maestro. Un grande maestro che è venuto dalla Spagna e siamo venuti qua, invitati per pranzare. Ci è piaciuto talmente tanto. Infatti, scusa che ti interrompo, abbiamo qualche ripresa del maestro che magari lo mettiamo pure. Sì, sì. Così sentite il grande maestro. Sì, sì, bravo, non suonava quel giorno. Il grande maestro di nonno che suona, così capite per quale motivo è il nonno Alberto così bravo. Sì, grande maestro. Insomma, e quel giorno siete venuti? Siamo stati qua, ci è piaciuto talmente tanto, sia il mangiare, il prezzo, il posto, e quindi siamo tornati subito. Il prezzo perché è quanto avete pagato? Menutissimo. Il prezzo è che lo diciamo dopo. Però volevo sapere la qualità del prodotto, com'è? Si mangia bene? Beh, è troppo fresco. Sì, perché è una conduzione, sì, catanescia. È un menù. Casa sta a posto? Sto a posto. Stiamo facendo pure la pubblicità. Veramente, ragazzi.
Quindi una carne tenerissima, guardate. L'osso però lascialo lì che glielo diamo al cane. Non ce ne do. Cri, che fai? Non... Glielo portiamo un po' e questo. No! Perché lo odori? Mi c'ha il sugo, questo ultimamente non vorrei mangiare niente che abbia il sugo. Poi ha preso questa fissa. Ogni volta, vabbè, lui è stato a periodi, diciamo proprio per l'autismo, è stato a periodi selettivo, c'è stato un momento in cui mangiava soltanto verde, ti ricordi? Sì. Perché gli piacevano tanto gli spinaci, tuttora lui gli piacciono molto gli spinaci. Poi dipende pure come glieli presenti, perché se spinaci da solo, no. Magari spinaci col riso, la torta con gli spinaci, quindi quella fatta con la pasta sfoglia. Quindi dipende, la selettività, diciamo, in quel senso. Il cibo buono, lui lo sa, però lui la prima cosa che fa è questa carne, è odorare. Però sì, c'è quella cosa che l'ha sempre avuta in realtà, di odorare sempre, la prima cosa che lui fa è odorare. Da allora lui capisce se va bene oppure no, e poi certo appena assaggia. Ma io so di molta gente che lo fa, cioè non è solo nell'autismo, c'è tanta gente che ha questa mania di odorare. Beh, di fatto lui odora non solo quello che si mangia, ma anche le posate. Prima di cominciare a mangiare lui odora le posate e cibo. Se piace l'odore, allora si mangia. Già questo sì, secondo me è più una mania. Più una mania dell'autismo, il fatto di odorare le forchette. Adesso dobbiamo fare una cosa che non si fa. Suocera, facci vedere dai. Come fai. Dai, dai. Deve fregarsi un paio di posate, vai. Ecco, questo è un furto. Ecco, siamo prendendo un po' di posate e sono due ore che aspetta qui con questo piatto, se se la prende. No, la carne le piace troppo. Dai, non mai iniziato a mangiare perché non ho le posate neanche tu, quindi vai a rubare le posate per tuo figlio. Vabbè. Vai a rubare. Tada. Quella quando è buona la cipolla. Ecco. Invece di chiedere. Ecco amore. Ti puoi mangiare la carne adesso. Va bene? Sì. È felice. E perché non ti piace? No, voglio più. Ho detto perché? Non voglio più. Cristian ti occhio. Per quale motivo? E se togliamo il sugo e ti mangi solo la parte dentro? Assaggialo almeno, Cristian. Perché mamma ti ha preso così? Poi non gridare che papà è di fronte a te, non c'è bisogno di gridare. Cristian, assaggia papà, la carne che ti piace. No! Non la vuoi? No! Te la mangi te. Hai capito papà? Sei un... Sei un rubacarne. Mamma mia, non lo voglio più. Non lo vuoi? Ma l'hai assaggiato? No, mamma. Ma perché? Che cosa senti? Niente, mamma mia. Che cos'è che non ti piace? Niente, mamma. Che cos'è che non ti piace? La carne col sugo. Ma perché? Che c'ha? Che cosa c'è che non va? Mamma. Un odore? Sì. C'è un odore brutto? Sì. Tieni, mangiamo le verdure. Tieni, lava la pizza con le verdure, allora mangia. Guarda quello che se lo mangia. Un odore. Mangia così. Siediti bene amore, dai. Non c'è un piattino, dagli il piattino tuo. Siediti bene per favore, che quando si mangia bisogna stare composti. L'acqua, tieni. Grazie papà. Prego.
Dai amore, siediti bene. Ridi, via papà, papà vai piano col vino, eh? E poi devi guidare. Come dici a papà? Dì papà, vai piano col vino. Lo so, ma è vero, così si impara che... Si impara che di vino non se ne può bere tanto. Mica lo faccio per lui, così sa che il vino non può, non si può bere tanto, insomma. Glielo dici, Cri? Cri? Glielo dici a papà, dice papà bevi poco vino, perché sennò dopo non puoi guidare, diglielo. Papà bevi poco vino, perché sennò non puoi guidare. Bravo. Vero. Sì. E posso mangiare? Così, vero? Io mangio. Ma si mangia così? Come si mangia? Come ti devi mettere seduto? Girato, anche con le manine, le braccia, metti lì. Ma il piatto, amore, la Cristian non gliel'hanno portato poi? Tieni, prendi il piatto mio e mettilo sotto. Non devi poggiarlo là sopra. Vabbè, dai. Mamma mia, sei tremendo, sei. Aspetta, mo chiediamo un piattino. Io sono cubano, come si mangia questo? Così? Dai, smettila. Come si mangia? Come? Che scemo. Io non sapere come si mangiare questo. Il fermento, dai. Cristian, assaggia l'amore, dai. A te piace il limone? Il limone te lo bevi così come vuoi? Assaggia un po'? È buono? Assaggialo! Assaggia e basta. Oh, se tu ti mangi il limone, come fai? E poi mangio quello vero. Sì. È quello vero, dici. È girato al limone. Lui vuole proprio il limone. Poi ti mangio uno normale. Girato al limone, sì. Uno normale vuole lui, ma questo è... Hai visto che è buono? Questo è buono. Ha detto buono con la... Hai visto? E il limone è fatto gelato. Però è gelato al limone? Mangia un pochettino, dai. Poi andiamo a mangiare quello normale. Sì, dopo mangiamo quello normale. Mangia che ti fa bene. Lui si spreme un limone ogni giorno, che non lo so come fa. Un gelato al limone, mamma mia. Gli verrà la gastrite, perché ha pure di... E beh, lui ha mangiato, ma con le gastrite. Non con quello, dico, con quelli che si beve lui ogni giorno, il limone. Sì, lui preferisce, se tu parli di gelato, lui preferisce il gelato. Per lui il gelato è stracciatella, nutella e cioccolato. Sì. Questo è un... è uno scherzino. Uno scherzo. Però gli piace, sì. Ti piace, papà? Mi dai un pezzetto a me? Poi glielo diamo al gatto? Mi dai un pochino a me? Glielo diamo al gatto? Me ne dai un po', amore? No. Ah no, ah, ma te lo puoi mangiare tutto tu. Oddio. Anzi no. Me ne dai un pochino? Anzi a te. Me ne dai? Dai, grazie. Vieni papà. Ah così, vedete? Lo mangio? Ammazza, non mi piace. Non lo vuole, per lui il limone è solo da mangiare così com'è, naturale. Si vede che è figlio mio, eh? Lui sta bene dappertutto. Come me canto e vado dappertutto. Sei nipote mio. Sei nipote tu, altro che mio. Sei nipote. Lui si prende la chitarra, canta, fa, si mette, non gli frega niente insieme alle persone. È un'anima felice. Cristian, mi fai un miniera veracruzana? Me la fai per favore? È contento. Cristian, mi fai miniera veracruzana? Veracruzana? Miniera veracruzana? No. Cristian, mi fai miniera veracruzana? Mi tira a Veracruzan? No. Dai, me la fai per favore? No. E che mi fai? Ascoltami. Che cosa mi fai? Che mi vuoi fare con l'opera? Che cosa è qualcosa? Qualcosa è così. Amore, che cosa vuoi fare con l'opera? Sei così. Eh?
ti avvicini. Hai svegliato? Niente. Alla bambina può non darti niente. Niente, niente, le cose alla bambina tua. Cristian, ah, ho capito, la di Farias. Essa! Scende quello era un botto allora. È più forte. Salita e poi trovi prima di mami, ma che stai facendo? Sappi che io non te lo do no in braccio oggi. Non me ne sono accorto però. Ma che cos'è quello? Vabbè, il caffè sì, per loro due, per me no, grazie, io non lo bevo. Due caffè. No, che ci vuole? 28 minuti. No, non. Sueli, dopo un litro di vino e mezzo quartino di genziana. Genziana si chiama? Come si sente lei? Benissimo. Si sente benissimo. Io non mi fido, io Noah non glielo do oggi. Certo, ti metti su con la vita. Diciamoci la verità, non manca soltanto Albertino qui, la chitarra, quattro baci. Tu non bere la famosa genzana, a me c'è il caffè. Eccoci, fa freddino, adesso siamo tornati ad Acilia a lasciare la nonna. Ci troviamo ad Acilia, qua in piazza, guardate un po'. E abbiamo mangiato benissimo, infatti siamo rimasti sorpresi e vi consigliamo questo ristorante che si chiama quindi Si chiama Da Daniela. Pizzeria Da Daniela. Vediamo se c'è scritto sì. Da Daniela in via Riccardo Lombardi, numero 1, a Zagarolo. A Zagarolo. Sì, cioè, quanto abbiamo speso? Oh, non niente, bugia, oh. Niente, guardate un po', wow, 40 euro, cioè, ma in quattro, alla fine non è che abbiamo mangiato chissà che, ma comunque anche quello che cioè, troppo buono. Era tutto buonissimo, e voglio dire, per quello che abbiamo mangiato, amore, io non mi, fai un po' la lista, allora. Tu che ti ricordi molto bene, allora. Sempre. Appena arrivati, una bella focaccia, bella calda, poi, salve, ciao, bella poi. Tre primi, di cui due piatti di ravioli con la ricotta e gli spinaci, un piatto di lasagna per la mia suocera, poi per Daima ha fatto invece un misto di verdure. E poi due secondi, cioè due piattini di carne erano le costolette. E con un contorno, uno con patate, l'altro con cicoria. Aspetta un attimo qua. Poi Cristian si è fatto una pizza col prosciutto. Poi io ho chiesto un'altra pizza, una focaccia grande con la verdura, sì. Sopra con la cicoria. E un litro di vino, l'acqua, il pane. Poi ci è arrivato un attimo solo. Poi due sorbetti. Due sorbetti al limone. Al limone. Con la grappa poi ci è arrivata. No, tutto questo 40 euro il caffè. Il caffè aspetta, due erano due, infatti erano no, due caffè orzo. E un orzo per me. sì quindi yeah. andateci veramente, ve lo consigliamo perché siamo rimasti così a bocca aperta, abbiamo detto no, non è possibile, si saranno sbagliati, però già ci avevano detto degli amici che insomma si mangiava molto bene, che costava poco, però insomma poco pensavamo, io ne so, cioè di solito in qualsiasi altro posto quanto costerebbe? 80-90 euro minimo, cioè proprio una trattoria, tu calcola che stai su dai 18-20 euro a persona, cioè se mangi non bevi e mangi quindi non c'è la trattoria, l'ho visto Gaiando. Si grizza che gli altri. C'è le mani gelate quasi. E adesso andiamo a mangiare il gelato, vabbè.
Adesso quindi, fa freddo. Con sto freddo lei vuole gelato. Ho iniziato a freddo oggi improvvisamente. Io voglio la disana. Dai, gelato, dai. Domenica, non può mancare il gelato, vero? Giriamo. Eccoci a casetta. No, si è addormentato. Abbiamo lasciato la nonna a casa, abbiamo mangiato il gelato ad Acilia, adesso stiamo a Fiumicino. Cristian ha mangiato il riso, appena arrivato a casa, c'ha sempre fame ultimamente. Sarà riso è un hamburger, sì, è un hamburger. Un hamburger buono l'ho fatto io. Io invece mi sto facendo adesso un... come si chiamano? Quel tortino di patate con... con gli spinaci. Un tortino. Tortino di patate con gli spinaci. quelli che vendono ai surgelati. Di solito faccio veloce. Come si chiamano i tortini con gli spinaci? Faccio veloce oggi. Tortini? Si chiamano tortini. Dai, non mi veniva. Simpaticone. Insomma, ragazzi, oggi abbiamo fatto così una domenica un po' improvvisata. Abbiamo detto, che facciamo? Mia mamma ha detto, ma vogliamo andare a Zagarolo. Quanto dista da qua? Un'ora più o meno di macchina. Sì, dai, ma anche 50 minuti. 52 sì, minuti, sì, mi sa che c'era scritto proprio sul navigatore. 52 minuti sì. E 30 secondi. Sì, e quindi sì, abbiamo respirato aria pura. Noi qui abbiamo l'aria di mare, però abbiamo gli aerei che ci passano sopra, nell'aeroporto di Fiumicino, quindi l'aria non è che... il mare spinge, ma dall'altra parte c'è il combattimento dello smog. L'aria è ariosa. L'aria ariosa. Insomma, però vabbè, abbiamo fatto una cosa diversa, a me serviva, perché non so, c'è una parte lì al... che sta? Che c'è? Ho sbagliato? C'è una parte lì al ristorante che insomma non so se si sentiva molto bene, perché c'era un gruppo di persone che stavano festeggiando un compleanno, 89esimo compleanno, che addirittura Cristian si è messa, appena ha sentito che facevano gli auguri, si è messa a suonare con l'ukulele tanti auguri in spagnolo, è partito, solo che vabbè, in quel momento ci siamo fatti prendere dalla novità e ma non ci è venuto in mente insomma di riprenderlo, è stato un bellissimo momento e dicevo in quel momento che mi ha fatto proprio bene uscire, perché ieri proprio ero proprio per terra. E quei giorni là che non ti senti, che ti metti, noi donne, no? Che abbiamo questa cosa che certo. Ti metti un vestito addosso e dici, oddio, questo non mi sta bene, questo non mi sta bene, oggi mi faccio schifo, io non mi trovo, non mi qua, non mi là, insomma. In quelle giornate là è meglio che noi mariti spariamo, ci andiamo di casa. Dai amore, sopportami. Perché è complicato, eh? È complicato. Life is so complicated, come la canzone che hai fatto tu. Insomma, vabbè, comunque ci sta. Poi questo stress postparto è normale che ci sia. Ma postparto da quando Marta è partita. Un postparto da quando mia madre mi ha partorito, che scemo! Da una vita, insomma, che c'è lo stress. Sei cattivo. Sono sempre dentro casa ultimamente, sono diventata solo sì, infatti, una tettina. Sagarolo fa parte del comune di Fiumicino. E smettila, no, sempre dentro casa, cioè nel senso è stressante, lo sapete, cioè è bellissimo comunque allattare Noah, stare sempre con lui, no veramente non sto scherzando, non è di quello che mi lamento, è che è normale dopo un po', noi donne abbiamo bisogno un po' di fare qualcosa di diverso. Beh certo, di fare qualcosa, e di solito tu lo sai, lui è quello che sempre vi dice andiamo al ristorante, andiamo qua e là, e io gli dico oddio no, al ristorante no, perché io sono un po' una che mi schifo facilmente, quindi se non vedo, anzi lì la cucina si vede da un po', da quindi si vedeva tutto pulito, poi ce l'avano detto che non posso. Alcuni amici insomma che lo conoscono molto bene, quindi ho detto ok andiamo, ma io non sono una che va molto per i ristoranti, preferisco fare una cosa a casa con gli amici così, e invece l'essere sempre quello che mi dice dai andiamo, invece oggi sono stata io e andiamo che ti ho detto andiamo andiamo e siamo arrivati a Zagarolo, ecco. Dove?
Zagarolo. E poi a Zagarolo abbiamo detto, abbiamo chiesto, ma che abbiamo detto, ma ci consigliate un posto qua vicino per andare? Abbiamo chiesto al proprietario e ci hanno detto una cosa che si chiama Gabi. Tu guarda, qui questo è un comune nuovo, perché in realtà noi stavamo a qualche chilometro di Zagarolo, era una frazione di 2500 abitanti, okay. E quella frazione, sì, non è proprio... Okay. E quindi abbiamo chiesto se ci stava magari un borghetto, qualcosa di carino per andarci e vedere, insomma. Vedere qualcosa, già che stavamo là. E tu ora qui c'è solo una torretta che si chiama Gabi. Gabi, abbiamo messo sul navigatore, siamo arrivati là, ma più che una torretta sembrava, non so, quattro mattoni là alzati, ma manco dell'antichità. Sì. Ma che non c'era niente. Abbiamo preso quasi due tacchi, ce ne siamo andati a ricercare la gelateria e quindi... abbiamo cercato la gelateria dappertutto, o perché magari era domenica, o perché fa freddo, o perché non so, non c'era una gelateria. Siamo arrivati fino a Cilia cercando. Ma che la gelateria c'era lì? Siamo arrivati a Cilia cercando la gelateria, alla fine, insomma, con un freddo. Io non ho mangiato gelato. Queste signorine qua sono fatte gelato. Io sì, la domenica niente. Gelato ci vuole. Comunque, vabbè, se andate lì sapete che ci potete andare a Zagarolo, insomma, da quelle a mangiare al ristorante da Daniela. Per il resto non c'è niente intorno, no, non c'è molto da vedere, solo l'aria fresca. Vabbè, sì, in realtà l'aria voi lo sapete sicuramente. Di montagna, quello non è altissimo lì. No, non è altissimo, cioè si sta bene, si respira la bella arietta. E poi una trattoria romana, insomma, queste trattorie dove si mangia bene e si spende poco, è ottimo. E, cioè, ossia, non è un ristorante 5 stelle, non sono questi posti no, qua. No, ma noi neanche ci piacciono. Anche a me, no, a me piace. A me no. A me il ristorante, io sento che ci lavoro, comunque a me un bel ristorante non è che mi dispiace. E insomma tutto quello che poi c'è intorno, però no, se devo dire la verità, per stare in famiglia, per stare tranquilli, le trattorie vanno benissimo, mm-hmm. Vanno più che bene. E va bene, allora vi mandiamo un bacio e caramellato, come si fa un bacio? Buon proseguimento. Amore, come si fa il bacio Zagarolasso? Che Zagarolasso? È un bacio Zagarolato, caramellato. Bacioni, ciao ragazzi, ciao belli, ciao, al prossimo video, ciao.